Buon ciao raga, benvenuti dal vostro nonno della rete per questa nuova deck profile Yu-Gi-Oh! Salve. Ciao! Ciao fra, dimmi tutto! Partiamo. Vai, partiamo! Oggi porto la lista dell'Orcruestra. Fortissimo. Sì! Non c'è niente da dire. Cioè, è facile che viene fermato. È facile da fermare. Ok. Però non succede quasi mai. Cioè, almeno per tutte le volte che l'ho testato, mi ha sempre giocato, quindi. Che ha fatto l'europeo? Ha fatto Orcruestra che io sappia, uno è arrivato in top 4. Ah, ok, perciò. Però proprio ieri, Sì, inglese, no, quindi nel non è senso pure il giocato. mazzo. Sì, ha fatto top 4, quindi sì. Staple, standard, 3 arpa. 2 piatti, a differenza di molti ne gioco 2 perché non voglio solo partire di prima. Cioè sì. Di prima non ne serve avere più di uno perché non lo vuoi vedere in mano, però se lo vedi in mano non succede niente, cioè lo puoi scartare tranquillamente, averne un altro al cimitero è comodo. Quindi preferisco 2 a 1 perché molte volte a 1 mi sono trovato con questo bandito, non lo riuscivo più a prendere e mi bloccavo le combo. Quindi 2 invece vanno perfetti, non li ho trovati né pesanti in mano né... anzi perfetti nel cimitero, anche Ok. se lo uso una volta per turno. Vabbè, standard 2, perché non, ovviamente non vuoi vederli in mano, però devi fare per la combo, quindi se lo peschi ti serve per forza, è l'unica carta che usi. Fortissima, non la usi mai, però è fortissima, quando la becchi è devastante. Quando c'era la Summoner Sorcerer, questa era... la facevi ogni volta, quindi ti esce ogni volta il Time Thief Loader, la Xyz, se no è forte comunque, pur se rimane nel deck. È forte. Vabbè. I guerrieri per partire. Quando apri di questa ti devono fare per forza la entra. La devono buttare su di lui, se no li usi Delfino, li guardi pure la mano, sai come giocarti la partita. Quindi li conviene È usare la limitato il entra. delfino. No, non è limitato, solo che si gioca uno perché non serve fare l'evocazione normal, devi averne due. Quindi fai normal e evocazione special. Se Ok. hai altri mostri nel cimitero, lo tributi, lo rievochi, l'attivi di nuovo, li levi la seconda entrap. Ok. Quindi devastante. Beh, mi è capitato che uno aveva due entrap in mano, non sapevo cosa toglierli. Gli ho tolto la prima, poi siccome avevo Cicuta nel deck, cioè sul terreno, ho tributato lui, ho rimesso Delfino e gli ho levato pure la seconda. E parte la combo. Reparto Phantom Knight 1 e 2. Perfetta perché una la manda al cimitero, ti addi stivali, con stivali lo evochi, ti fai la seconda Galatea e poi la bandisci per prenderti Fogblade. Reparto più forte del mondo, Le tue Trickstar 1, tricks sì, roba. esatto. Vabbè, lei si speciala senza niente sul terreno, la prendi, la evochi se non c'è niente, oppure si evoca speciale se controlli un Candina, cioè qua tutti i mostri tuo castella. Quindi Ok. puoi fare la normal, l'avversario ti può fare Ashe per non farti prendere Cicuta. Se Cicuta ce l'hai in mano, l'evochi special dopo. Quindi è come se non ha fatto niente. E gli hai fatto sprecare la entrap. Che lo dica a fare. Evocazione special. Evocazione special di... facciamo prima la special di... come si chiama? La special di... Cicuta. Evocazione special di Cicuta, poi faccio lui. Hai praticamente quattro mosse sul terreno perché lei mette segnalini in base a quanti mostri controlli. Segna mostri in base a quanti mostri controlli. Oppure fai addirittura la Hornet droni, fai cagari, ti riprendi i droni, rimetti i droni, c'è due mostri, fai spaccacielo fantasma e ti fai il terreno completo. E c'è cinque partenze per fare tuo cavolo. E destrudo è un'altra partenza. In realtà la gioco perché non gioco una carta che non ho. Però è pure Sarebbe lei, è comoda, è l'engage. Ah, Non ho l'engage ok. che mi fa prendere subito ladroni, quindi gioco in più lei, non si sa mai, ce l'hai in mano, è sempre comoda, la puoi scartare, rimane nel cimitero, mostri in più, puoi fare Time Thief, quindi è comodo. Forte. E reparto mostri, è finito, senza entra, perché ovviamente il mazzo non deve briccare, se bricca non va. No, non puoi permetterti di briccare. A meno che non è una carta che ora vedremo. Che se c'è, puoi anche briccare, Lo sai tanto. che non ci avevo mai fatto caso che quelli sono gli orecchini Di cosa? delle corna del drago.
Ha gli orecchini sulle corna. No, lo so, è non fighissimo. ci stavo. Scusami. E io quando No, hai alzato le carte, bene, poi lo vedevo queste cose che vabbè, sembrano delle sono mani. Che aggiornamenti, sì, esatto. figo. Ok. Passiamo al reparto magie, tre Fortissimo. instant fusion, una special in più. Qualsiasi. Anche io non so cosa fa, però è fortissimo, perché Paghi lo 1000 evochi dall'extra deck un mostro di livello 5 superiore, o inferiore. vedo. Se, Ok. ovviamente deve essere un mostro che può essere evocato tramite fusione istantanea, cioè non deve avere l'obbligo di qualcosa, e deve essere evocato tramite con i materiali sopra indicati. Se dice così, la carta non può essere evocata perché deve essere evocata tramite fusione con quei materiali. Se no, puoi evocarla. Paghi 1000, il mostro non può attaccare. No, non ti interessa, lo fai di prima. Oppure di seconda per prenderti un mostro che poi vediamo. Tre palcoscenico. Se ne becchi due in mano è Ah, perfetta. Se ne capite, becchi tre quello in mano è del perfetta. Trickster. Sì, se ne becchi uno in mano è perfetta. È perfetta Ah, sempre. ma si giocano proprio insieme. Eh sì, perché l'attivi prendi candina. Fai candina, ti levano candina perché non ti fanno ash su candina. Usi l'altra, ti prendi cicuta e fai l'evocazione spesa. Perché Ok. non è una volta per turno, quindi è perfetta. La puoi tenere sul terreno per bersagliare una carta dell'avversario e quindi non farla usare per tutto il turno e frena quando tu fai la combo. È perfetto. Mettiamo dopo. 5 terreno. Sì, Terraformare, con dito terreno, quello ok. che vuoi. Se vedi terraformare, vedi Babele in mano, è perfetto perché se hai Babele e ti riesci a settare la counter degli Orcruestra, non c'è bisogno di fare nient'altro. Hai sia gli effetti rapidi che la Neghino, quindi perfetta. È la carta più forte del meta al momento, fino a quando ti bloccano. Se ti bloccano con Sirena, che non ti fanno partire, o come ho detto prima, bricchi, mettimi la mistica a terra e cerchi di campare più turni possibile. Perché se non hanno l'out, è difficile che ti riescano a levare la mina. Tre Twin Twister perché appunto non puoi perdere di mina mistica, quindi devi Ti levartela nel caso. distruggerà, Sì, e poi ok. se parti di seconda, essendo che la combo parte con un mostro, puoi tranquillamente fare turbini, scartare, poi iniziare la tua combo e magari a terreno libero. O comunque li forzi la negazione. Tre richiamato dalla tomba, serve per non farti levare l'evocazione, cioè per non farti fare l'evocazione di Sirena. Se ti fanno Ash, li tivi richiamato. Oppure li fai sprecare la prima entrap su uno e su Sirena li butti richiamato così ti levi. Infatti, l'unico mazzo, cioè l'unica carta che proprio è devastante con questo mazzo è Infinite Impermanence. Perché anche se la guardi con Delfino, o se la vuoi, se richiamo dalla tomba in mano, è una trappola, quindi non puoi fare niente. Ti frega in pieno. In pieno, rinforzi dell'esercito per prendere il connector. Fortissimo, infatti a 1. I droni calabroni a 1 pure lei. E non gioco le 3 engage perché non le ho sinceramente. E infatti non gioco neanche la Booster Eagle, che è una specie di richiamo dalla tomba, che però mi potrei addare con engage, ma non la voglio vedere in mano. Se mi serve di engage la addo, se no Ok. no. E sepoltura sciocca, sacrificio inutile francese. Che figo. No, io stavo leggendo, inutile. Eh sì, Che pur di figo. averle secret, Sì. però è figa. Ci sta. Crescendo Orcruestra, niente Vabbè. da dire. Fortissima perché bandisce, annulla e bandisce, non annulla e distrugge. Poi la bandisci nel turno tuo, sei solo macchina e continui a giocare. Due Fogblade, niente da dire. Fortissimo. I Cavalieri Fantasma dall'ombra della Brigantina. Si evoca special con la bacchetta, la bandisci, ti evochi il 4 e fai pure il Time Thief. E due Metaverse che hanno lo stesso. Servono sempre per prendere la mina mistica nel caso ti bloccano. Comunque, al massimo, quando ti trovi contro un mazzo che ti ha comunque chiuso la combo e ha più mostri di te, li fai Metaverse, li metti la mina, tu ne hai due, lui ne ha tre, non può farvi niente. Gli levi la giocata. E poi passiamo, vabbè, il token dello Sky Strike, giusto per. Due Dinghirsu, il motore del mazzo.
ti aiuta a rimettere le carte dentro, entra, manda al cimitero, quindi non spacca, non possono essere attivati i Thunder Dragon, quindi è perfetto, eviti la distruzione di Thunder Dragon, è spettacolare, è fortissima sta carta, cioè vale tutto il prezzo del mazzo, perché il mazzo costa poco e E budget come mazzo sì, abbastanza, a parte rispetto agli queste, altri. sì, queste due costano 50 euro, tutte e due, cioè 25, 25, 25. 150, quindi ti paghi tutto il mazzo con queste praticamente. E il Ok. mazzo poi per il resto è tutto common, cioè common, raro, costa relativamente poco. Galatea fortissima, però è un'altra carta super, quindi è relativamente Ah, poco. sono tre. Sì, servono perché nella prima combo te ne levi due. Metti addirittura la terza sul terreno, quindi praticamente finisci, cioè Ah, quasi ok. finisci. Se, o le finisci tutte in una botta o le finisci in due turni, quindi devi averne forza 3. Fortissimo. Veramente forte. Per rimischiarti le carte dalle carte legge delle bandite, i mostri macchina e per levarti ancora una carta in più. Fai lei, ti levi una carta. Se hai se ti riesci a rebornare il Rusty dei Cavalieri Fantasma, fai Rusty, metti lei sul lato, ti levi il mostro dell'avversario, poi su di lei fai Dinghirsu e ne levi altri due. Fai meno Ok. 3 sul terreno dell'avversario, fortissimo. Target di instant, limite, non c'è da dire, ti rubi il mostro dall'avversario. Elbambola Ombra Winda, puoi farla di instant, poi si può giocare una versione con gli Shadow, perché quando vai al cimitero aggiungi la fusione o delle carte Shadow, ma io la uso solo come target. Le carte sbagliate, fatte comuni. Sbagliata comunque. Cioè, stacchi tre materiali diversi che te lo prendi nel turno avversario. Se ti riesci a prendere magia, trappola e mostro. Stacchi tre materiali, peschi una, incivi una carta dell'avversario dal terreno e lo bandisci fino all'end phase e ti ritorna. E poi nella standby ti riprendi l'altro materiale e puoi riattivare l'effetto. Sbagliata Fortissimo. comune, sbagliata perché è comune. Vabbè, Rusty da bandire. Sì, è sbagliata. Ti metti le due Fogglebade a terra. Cioè, il reparto Phantonite è devastante con questo. Kagari per droni. Reparto Cavalieri dell'Incubo. Ma si sanno in tutto e E dappertutto. Sirena. E Ok. gioco Borrelod perché, Stiamo sinceramente, aspettando. non mi è mai servito TK'are. A parte che ci riesco anche senza Boresworld. E poi non mi è mai servito TK'are quanto in realtà mi serve Borrelod per levarmi delle carte tipo Borrelod avversario, per levarmi lo stesso Borrelod avversario, per Ma io levarmi. da ignorante del gioco, scusami, fra, Vai. non ho trovato l'entrap, come mai? Non gioco l'entra perché ho un mazzo combo, io dovrei partire sempre di prima, infatti se becco il dado che vinco, molto probabilmente ho vinto la partita. Ah, Un proprio mazzo così. combo, sì, finisco la combo e praticamente la mia Un combo turno. finisce, sì, la mia combo finisce, vabbè, come la combo standard finisce con Rusty, Galatea, Stella versione della disattiva? La blocca? Ah, dipende da cosa. Io perché riesci. gioco tutte le out per farmi finire la combo in qualsiasi modo, cioè Ah, non quello è si. l'obiettivo del mazzo, Ok. finire la combo. Se inizi per secondo. Se inizio per secondo, stessa cosa, dipende dalle carte che ho in mano. Se ho Mina, la metto a terra e mi inizio a fare la combo, perché tanto non può fare niente. Metto Mina, lui non può attivare effetti di mostri, non può attivare le entrap dalla mano, può attivare solo le carte che ha. Gioco tre Twin Twister apposta per cercarmi di togliere il più possibile le carte fastidiose da terra e inizio la combo. Una volta iniziata la combo, io c'ho di nuovo tutta la combo a terra, lui non ha più niente. Ok, Quindi cerco e no, finisce. giusto visto che in quattro. Finisce, due che negano gli effetti dei mostri e non possono attaccare, la crescendo, se ho richiamato in mano lo setto, e di solito riesco a finire quasi sempre così, con Babele a terra, e il Dinghirsu al cimitero, avendo Dinghirsu al cimitero, è uno di loro, perché la combo finisce così, non è che ora sto dicendo cose a caso, finisce così la combo. Durante il turno dell'avversario, quando setto, prima di entrare in battle, bandisco lui, mi evoco lui, targetto due carte, una la mando al cimitero, una la distruggo per lui e levo due carte. Se sono due mostri, sono due mostri in meno. Non può attaccare con meno due.
e ho la carta che annulla e richiamato per rilevare il cimitero. Ok. La combo finisce, quindi siccome devo finire sempre la combo, non gioco entra per non bricare, semplicemente quello. Va bene, ragazzi, penso che è stata una bellissima spiegazione. Grazie, Fra. Grazie a te per la disponibilità, sempre del video. Allora, arrivati a questo punto, non può mancare la parte YouTuber. Like, condivisione, commenti, richiedete il vostro video. Vi stiamo anche accontentando con uno dei giochi più popolari e belli del mondo. Che poi dicono che chi gioca a Magic non dice che Yu-Gi-Oh! È uno dei giochi più belli del mondo. Il secondo Vero un gioco, po'. il secondo gioco più bello del mondo, però, di carte collezionabili, però è uno dei giochi più belli. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e salutatevi a tutti quanti. Grazie, ciao! Ciao.